poi a Napoli addirittura per giustificare questi prezzi raddoppiati hanno detto le stronzate più allucinanti. Quest'inverno vidi in vetrina un montone che fino all'inverno scorso, stava 700.000 lire, era marcata 700 euro. Cittadinasco aveva commesso, scusate, ma com'è che era raddoppiato il prezzo? Chi non vuole dare 100? Caro mio, questo è tessuto pregiato. Caro mio, questo ogni anno aumenta di valore. Caro mio, questo è capretto tibetano. Anche ricetta, allora cara mia, mangiate la Pasquetta con due basilla vicino. Ma non ne parliamo con queste monete che ci hanno combinato. Una volta era tutto più semplice, sì. Esisteva la 50, la 100, la 200 e la 500 lì. Facevo conti qua, non venivo. Oggi tu usa sacchi di monete. Non si è abituato. Dice, ma noi, volessi tanto cesso. Ti fio conto, sono 90.000 lì. Che poi, noi napoletani, ma direi in genere tutti meridionali, abbiamo la buona usanza, quando andiamo a un bar, di lasciare la mancia al barista. Perché sia chiaro, e ci tengo a sottolinearlo, tutto possono dire di noi al nord, tranne che non siamo signori nell'animo. Questo ce l'abbiamo nel DNA e nessuno ce lo può contestare. Dicevo, abbiamo la buona usanza di lasciare una mancia al barista. Allora, mo, questo fatto dell'euro, si è creata una duplice situazione. Sa chi le mette un euro in mazzetta, coppo bancone, prende il caffè, esce dal bar e comincia a pensare, ma non rugarmi, che cazzo ci fa? 1.900 mazzette e 1.800 caffè. Si può facere un risotto alla pescatura, non gli ha fatto più. Se no c'è il tipo opposto, quello che fingendo di non conoscere il valore dell'euro mette un centesimo sul bancone, pari a 19,36 lire. Che quando il barista le vede dice, dottor, il caffè lo gradite schiumato? Sì, grazie. Prego. Datemi retta, Calbusè, andateci voi in Europa. Noi non siamo ancora pronti. Non solo siamo diversi dagli europei, ma anche da voi settentrionali. Te l'ho detto io prima. Io lo confermo. Ma sai, io addirittura so che da voi al nord c'è il terrore per la malavita extracomunitaria. È vero o no? Sì. Addirittura la sera che succede da voi? Si rimane a casa. Per paura dei malavitosi extracomunitari. È vero. Quando vennero a Napoli, questi poveri malavitosi extracomunitari non ebbero tanta fortuna. Già come arrivano con la spiaggia che i comuni, trovano un parcheggiatore. Allora, 5.000 lire a comune! Ma come chiedete soldi a noi? Non sapete che siamo brutta gente? La verità non volevo dire, ma facete un po' che schifo fare. Comunque capavano tutto quanto. A proposito, cosa è venuto a fare? E per diverse cose, la prostituzione, le armi, la droga. Già sai venire. Stiamo chi a parecchio, chiuso! Ma aspettiamo a te, oi! Scusate, allora che possiamo fare? Un consiglio, ha accattato una sicchia, una spugna e mettito il primo semaforo alla villa, l'astra in mano. E mi hanno detto che a Napoli non si fermano col rosso. E chi è il suo problema? E voi è corrido a presto. E beh, ma è normale che non avete paura degli extracomunitari. Siete quasi parenti. Oh. Anche voi... In giro col gommone, emigrare. America, Germania, Belgio, pizza e mandolina. La valigia con lo spago intorno. Partene, bastime. Potevna sei lontana. Candana bordesso. Navulità. Per dirti, lo stai capendo? Famma. Sono sì, imbecille. No, mo ti faccio via, che sti, mo mi saranno fastidio. Sono lasciato andare. No, mo mi saranno fastidio, tu stai ricordando i 60 anni fa. Ma qua emigranti. Ma l'avete inventato a Napoli l'emigrante. Ma quando mai? Oggi i napoletani non vogliono emigrare più.
hanno pigliato la residenza. A vedere che imbecille. Oggi il napoletano viaggia come tutti quanti gli altri, o per affari o per piacere. Ah. E dove va? Io l'ultimo viaggio di piacere che ho fatto è stato l'anno scorso con la mia famiglia quando sono andato in Egitto, a Natale. E per chi conosce la mia famiglia, può immaginare vagamente quello che sia successo. Ma mai fino in fondo! Anche perché era la prima volta che la famiglia mia prendeva l'aereo. La prima serie di figure in merda già avvenne quando entrammo nel tassì. Il tassista, vedendo le nostre camicie hawaiane, esclamò: ah, le vacanze, sono appena tornato dai paesi esotici e sento ancora odore di Seychelles. Mamma sa dove sottasci e te ne dari. Camo destamente ce l'avamo tutti. A parte marito che ci puzzano pochi piedi. Comunque l'hanno portato un pediatra. È tutto a posto. Anche il tassista ridendo dice: signora, ma che dice? Il pediatra è il medico delle anime innocenti. Risponete: mamma, allora mi sbagliate mire. Perché i piedi mariti mi vuoi a cirino purace. Pensate che la notte quando si leva un scarpone, i zanzara stanno vicino alla porta di questa che va a nascere. Una volta arrivati all'aeroporto, puzza, arriva chi là tutto assicuro, nonna e la nonna. La nonna come ce n'è che aveva una borsetta caputa assicuro? C'è te nonna, ma che si pazzi? C'è te nonna, sto disgraziato! E ti vicino al marito, mi faccio una fattura, non mi uso! A me merda, che malucci, già sto assai in culo, lo sai o no? Una volta entrati in aeroporto c'erano un sacco di turisti. Puzza passare una comitiva a Mongolia. Un nonno vorrebbe uno di loro, dice: giù no, ma in Egitto, tu a me. C'è tu nonno, ma che fai? Non vedi che non capisci? Quello è mongolo. C'è tu nonno, ma nonno, è come mi dispiace. E quando pigliate le pensioni, giù in un mese, ci è arrivato a 1,5 milioni. Subito dopo papà andò all'ufficio informazioni. C'è tu già in Egitto, tu a già. C'è tu l'inserviente, un buon uomo. Avete fatto check-in? Rispondete papà, non ci ha mai sparato a nessuno. A quel punto, vedendo questo casino, un finanziere si avvicina con un pastore tedesco. Cioè, ti rapite in valigia. Puzza nascere i castini, papà, in coppa a tutto. O quando facette una tirata. Cioè, vicino un finanziere, brigadiere, è povero, ma ci sto stuccai. E si abbucca. A quel punto il nonno andò al check-in e mettette il biglietto là in coppa. La signorina, dopo averli controllati, dice: buon uomo, va bene il corridoio? Dice: nonno, io non tengo preferenza. L'unica cortesia, cavaliere, date che a mogliere mi soffrono pochi i colichi, si potesse avere una stanza con lo cesso sullo pelo. A che la signorina incazzata dice: te, ma ci mettiamo pure la vasca di tromassaggio. Dice: nonno, va buono sulla vasca, il bollo ci pensa di fare mogliere. A quel punto passammo in fila indiana tutti sotto il metal detector. Pozza passava prima, papà cominciava a suonare. L'inserviente guardare, certo, purtroppo vi devo perquisire, sa, lei potrebbe essere un kamikaze. Papà guardare, certo, kamikaze a chi? Azza, parla proprio tu, con questo cappello in capo, parla un urinale, fra. Subito dopo passò la nonna. Su una inata volta, l'inserviente a guardare, certo, chiavi, rispondete a nonna, fosse la mano, giù noi, amo giù.